Le recenti affermazioni del presidente Donald Trump, che vede nella glorificazione della violenza proposta dai videogiochi una delle cause principali delle frequenti stragi che avvengono negli Stati Uniti d'America, mi hanno fatto riflettere. Se per un pubblico poco informato e estraneo al medium è facile inserire tutti quanti i videogiochi in un unico calderone dei videogames che traviano la mente dei nostri giovani pargoli, mi sono chiesto: esistono effettivamente dei titoli che hanno superato il limite, proponendo una rappresentazione della violenza in grado di disturbare anche il più incallito dei videogiocatori? Durante questa ricerca mi sono imbattuto in una marea di titoli indie fatti tanto per scandalizzare e per attirare su di sé l'attenzione di critica e pubblico, quindi ho deciso di non prenderli in considerazione. E alla fine credo che l'atto più controverso visto all'interno di un videogioco ce lo abbia regalato Call of Duty, precisamente Modern Warfare 2, con la sua missione Non Russian. Siete sorpresi? Curiosi? Sì? Bene, lasciate un like e iscrivetevi al canale per aiutarmi nella creazione dei prossimi video. Iniziamo! Uscito nel 2009 per PS3, Xbox 360 e PC, Modern Warfare 2, il sesto capitolo della saga di FPS Call of Duty, si presenta come il più classico degli sparatutto targato Infinity Ward. C'è però qualcosa di strano già dal primo avvio. Il giocatore infatti viene accolto da un avvertimento ben preciso che lo avverte che una delle missioni del gioco presenta del contenuto offensivo e che da subito può decidere di avere la possibilità di saltarla o meno. Decidendo di non visualizzare questa misteriosa missione della campagna single player, il giocatore non avrà alcuna penalità che inficerà i suoi progressi sul completamento del gioco. Insomma, gli sviluppatori non solo ci stanno avvertendo da subito che potremmo trovarci di fronte a del contenuto a dir poco scioccante, ma che la scelta di saltarlo è comprensibile e non deve essere punita in alcun modo. E ditemi voi se questo non stimola la vostra curiosità da matti. Comunque, iniziamo la campagna e ci troviamo di fronte a un Call of Duty da manuale. Prima missione, un bel tutorial con tante sagome a cui sparare, e poi subito nell'azione più caotica attritare migliaia di soldati avversari in una giostra senza fine che non abbassa mai il ritmo. Poi c'è la missione Cliffhanger, più di infiltrazione, ricca di momenti scriptati e con una fuga adrenalinica in sella a una motoslitta. Ah, Call of Duty. Ed eccoci finalmente alla quarta missione, Niente Russo, l'oggetto della controversia. Nel classico stile narrativo di COD, cambiamo completamente ambientazione e protagonista, e se fino a pochi secondi prima eravamo intenti a scalare montagne ghiacciate, ora ci ritroviamo nei panni dell'agente della CIA, Joseph Allen, che è stato infiltrato nell'organizzazione criminale del terrorista Makarov, che si appresta a fare un attentato nell'aeroporto di Mosca. Ritorna l'avvertenza sul contenuto offensivo, ma a questo punto direi che è il caso di farsi coraggio e far partire la missione. Niente russo. L'impatto è devastante. Senza neanche rendercene conto, ci ritroviamo ad essere complici di una strage di innocenti. La cosa particolare è che premere il grilletto non era assolutamente obbligatorio. Mi sono ritrovato a sparare anch'io, quando avrei potuto tranquillamente evitare di macchiarmi le mani rimanendo uno spettatore in disparte. Questo forse è il momento più potente e controverso dell'intero gioco, se non di tutta la serie, e mi ha fatto riflettere quanto il mio progredire all'interno di questi giochi tanto adrenalinici quanto ripetitivi sia principalmente un atto impulsivo che mi fa spingere il cervello. Mi sono trovato di fronte a una scelta morale inutile, ma che ho completamente ignorato. In quel momento aveva importanza soltanto premere il grilletto. La missione, molto breve in realtà, si divide in due sezioni nette. Nella prima continuiamo a essere partecipi dell'orrore scatenando morte e distruzione all'interno dell'aeroporto, mentre nella seconda ci sarà un confronto armato con le unità SWAT russe intenzionate a fermare l'attentato. Dopo il corridoio di morte, insomma, il gameplay ritorna ai suoi canoni standard per poi finire in un colpo di scena dove Makarov uccide Allen, svelando così di essere a conoscenza del suo doppio gioco. Lasciando il cadavere sulla scena del crimine, Makarov farà ricadere la responsabilità dell'attentato sugli Stati Uniti d'America, scatenando così una guerra su scala globale. Sebbene non ci siano ordini specifici sugli obiettivi da seguire per completare il livello, se non un generico "esegui gli ordini di Makarov", va da sé che il gioco fece molto scalpore, tanto da vedere la sua distribuzione ritirata dal suolo russo.
Il gioco verrà commercializzato nuovamente solo dopo l'aggiunta di una patch che rimuoveva completamente la missione dall'interno del gioco. Inoltre, in Germania e in Giappone, la sequenza venne modificata sensibilmente. Infatti, in queste due versioni, sparando sui civili e sui poliziotti indifesi, il giocatore sarebbe incappato in una schermata di game over. Non è tanto la violenza in sé ad aver attirato l'attenzione di tutti, ma il radicale cambio di prospettiva che metteva il giocatore nei panni dei cattivi, costringendolo, per poter progredire all'interno del gioco, a trucidare degli innocenti o quantomeno assistere silenziosamente. Questo è sicuramente un momento crudo e destabilizzante. Allo stesso tempo però risveglia la moralità del giocatore, anestetizzato ormai dalle centinaia di cadaveri che ha collezionato in poco meno di un'ora di gioco. Inoltre, come dicevo prima, proprio per come è strutturato il gameplay, c'è sempre la sensazione di essere trascinati lungo dei binari che alternano eventi scriptati a sparatorie senza fine. Non c'è insomma nessun tipo di preparazione psicologica né incitamento alla violenza, solamente che ci ritroviamo di punto in bianco ad essere testimoni in prima fila di una strage, ma non siamo di certo né i promotori né i veri realizzatori. Quello che voglio dire è che è normale che una missione del genere abbia scatenato delle controversie e che tali rappresentazioni della violenza vengano prese in esame. Un adulto sano di mente, però, a mio avviso, non potrebbe mai vedere in questo gioco un tentativo di promuovere atti terroristici né di svalutare l'importanza della vita umana. Tra l'altro, a 10 anni dalla sua pubblicazione, No Russian, niente russo, continua a far parlare di sé. Activision infatti si appresta ad effettuare un soft reboot della serie con l'imminente Call of Duty Advanced Warfare, che a quanto pare sarà proprio ispirato a No Russian e alla sua controversa scelta di immergere il giocatore in delle situazioni che lo costringevano a riflettere sul senso della moralità e della violenza. Quindi ragazzi, io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se conoscevate questo livello e se lo avete giocato, oppure se per voi esistono dei giochi molto più scioccanti di questo Modern Warfare 2. Poi, alla fine, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Io sono il Poro Michele, no alla violenza, ciao!